La luz
7 ragazzi e 7 ragazze sull'isola di Creta, nel labirinto, dal Minotauro. Anche quest'anno, chi può aiutarmi? Chi? Ho sentito la voce di mio figlio Teseo. Teseo, dove? Non ti vedo. Sei tornato, Teseo. Fatti vedere, vieni qui davanti, fatti vedere meglio. Inginocchiati, sono sempre il re. Inginocchiati come si inginocchia un guerriero. Teseo, vieni qui. Veramente mi aiuterai? Sì! Andrai a Creta? Sì! Nel palazzo di Cnosso? Sì! Nel labirinto? Sì! Dal Minotauro? Sì! Sei impazzito? Sì! Sì, Teseo, che sei impazzito! No. Il Minotauro è una creatura orrenda, è alta 3,15 m. Ha le corna, non ti fa paura? No! Vediamo allora, vediamo. Anzi, sentiamo. Cosa farai al Minotauro quando lo incontrerai? Spacco la testa. E tu? Spacco le corna. Le corna. Togli la sua arma, giusto? E tu cosa farai al Minotauro, Teseo? Da un calcio. Un calcio. E tu? Spacco le corna. E spacco le corna. E tu? Faccio sì il sangue. Con questa voce faccio il sangue. E tu? Mi do un pugno. Ecco, bravo. E tu? Io gli taglio le corna. E tu? Io gli taglio il collo. E tu? Faccio le capriole e vado addosso con le scarpe. Caspita, capriole addosso con le scarpe. Che ingegno che sei, che ingegno. E tu? Io gli taglio le gambe. Ecco, così non corre più. Bravo. E tu? Tu cosa fai al Minotauro?
È vero, non mi ricordavo. C'è un Teseo tra i miei figli. Pacifista, bravo! C'è sempre. E tu? Se taglio tutto, per fuoco. Se taglio tutto, poi lo fuoco. E tu? Lo faccio cascare il fuoco con la coda. Lo faccio cascare il fuoco con la coda. E tu? Ed è un calcio. Eccolo. E tu? Stacco la testa. Ecco, caspita Teseo, caspita. Bene, ma per portare a termine questa impresa, Teseo, devi avere i muscoli. Alzati in piedi, fammi sentire se hai i muscoli. Senti qui, senti lì, senti giù, senti su. Mamma mia, mamma tua, incredibile. Che pagnotta, che castagna, senti qui, senti là, non ci credo, mamma mia, incredibile, ma schiacciato. Teseo, caspita, Teseo, 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 che mozzarella, Teseo. Te l'ho detto tante volte, ti devi allenare, allenare. Ti ricordi l'allenamento che facevamo tanti anni or sono? Sì. Vediamo. Muscoli! Calci! Muscoli bassi! Ed ora che sei un po' di corsa sul posto! Ed ora, piegamenti sulle ginocchia. Bravo Teseo, vedo la muscolatura crescere davanti ai miei occhi. Ed ora, un esercizio difficile, le flessioni. Uno, due, tre, quattro, davanti a te Teseo, nessuno ci è mai riuscito, ho messo un bilanciere, 300 kg, tiralo su piano piano, 1, 2, giù, riprova Teseo, 1, 2, giù, un'altra volta con più forza, 1, 2, su, bravo Teseo, caspita, le tue mani sembrano piume, sei pronto Teseo? Lancialo lontano, sbaglio. Hai sempre voglia di scherzare. Torna a casa Teseo, grazie. Grazie Teseo che sei tornato. Stanotte potrò dormire sonni tranquilli. Anzi, anche tu vai a riposare che domani partirai per te. Arrivederci popolo! Nei porcini! Per fortuna che almeno non russa! Non le favole la giusta se le servo. Vabbè, spostiamoci dalla principessa Arianna. Allora, Arianna stava dormendo anche lei. Guardate la differenza. La grazia, la beltà. Allora, dovrei svegliarla. Ah sì, silenzio. Dovrei svegliarla, ma mi dispiace. Infatti chiamerò il servitore. Servitore, servitore. Buongiorno, Yasuo. Benvenuti nel palazzo di Cnosso, sono il servitore della principessa, vediamo cosa sta facendo. Sapete, guai a svegliarla bruscamente, sarebbe nervosa per tutto il giorno. Ma sapete, è una creatura così delicata, che va
basta che io la chiami una volta a bassa voce e subito si sveglia, guardate. Principessa. Quando la chiamo principessa bella, apre subito gli occhioni, guardate. Principessa bella. Principesse! Scusate, non mi svegliavate, ho dovuto strillare, sono 3 ore che vi chiamo, comunque sia, buongiorno. Ditemi principesse, cosa fate la mattina appena svegli? Un bagno caldo. Pensate un po', ho preparato la stanza da bagno testè 4 ore fa. Prego, allora. Andate a sentire se l'acqua è della temperatura giusta. Bene, principesse, sentite con il piedino se la temperatura è giusta. È fredda? Sì! Eh certo, è fredda, l'ho preparata alle 8 di mattina, è mezzogiorno, scusate. Ma ditemi, che fate, il bagno vestite? No! E spogliatevi allora, no? Principessa, avete riempito la stanza di vestiti, ti metti a posto qui? È vero, sono il servitore. Entrate anche nelle vasche, prego. Finito proprio qui, principessa. Devo dare un massaggio. Oh, principesse, cominciate anche a bagnare. Ah, che bello guardarvi fare il bagno. Ditemi, c'è qualche piccolo desiderio che possa accontentare? Ditemi. Come posso fare tutto da solo? Ci sarebbe bisogno dei servitori. Ci sono, eccoli. Prego, servitori. Andate a servire le principesse. Tanti servitori per pochi principessi. Servitori, vanno su. Servitori, mani su. E iniziamo con un po' di shampoo per le principesse. Il flacone è quasi terminato. Massaggiate delicatamente i capelli della principessa. Servitore, venga qui, c'è una principessa che ha un solo servitore a servirla. Grazie. Ah, bravi servitori, mani su. Ed ora balsamo per le principesse. Ricordate sciopero. Massaggiate caldamente, togliete quei piccoli intrecci, quei piccoli nodi, quei midori, quei pedoni. Bravi servitori, mani su! Oh, bravissimi servitori, mani su! Ed ora, che ne dite di un bel massaggio al bagno schiuma al profumo di rosa? Sì! E allora massaggiate la schiena delle principesse, massaggiate le spalle delle principesse, massaggiate le braccia delle principesse, massaggiate le guanciotte delle principesse, massaggiate il nasino della principessa,
genitori, mani su! Caspita, sono tutte insaponate, risciacquate con acqua tiepida. Ed ora, principesse in piedi, e voi servitori asciugatele. Non vorrei che prendessero un raffreddore. Asciugate in fretta, in piedi principessa, asciugarvi nella vasca. E ora profumo per le principesse. Ma se vede il profumo va negli occhi, nella bocca, la principessa comincia a tossire e manda via i servitori. Principesse, avete gradito il bagno? Tornate anche nei vostri stanze, nella vostra stanza. Principesse, ma che fate? Non vi vestite? Avete 3 secondi, 1, 2, 3. Il mormore si svegliò, svegliati di se no. Si stiracchiava le braccia, si stiracchiava le gambe, si stiracchiava la lingua. Bene. A questo punto le persone c'erano, ma mancava la nave e anche l'equipaggio, quindi preoccupiamoci di trovarne uno. Ogni nave che si rispetti ha il suo equipaggio. E questa nave serve un timoniere valido, con esperienza. E lei mi sembra. Sta vicino, prego. Thomas. Bene. Bene, faccio qualche domanda. Mi dica, già ha fatto questo lavoro? Sì. Da quanti anni? Da 100 anni. E dimmi, quanti anni hai? Come fatto? Bene, sì, mi fido. Aspetti che le prendo la sedia del timoniere. Si accomodi. A lei il timoniere. Facciamo una prova. Destra! Sinistra! Su, giù, retromarcia. Bene, ma come potrebbe il timoniere senza un navigatore ad indicare la strada? O meglio, una navigatrice dopo. Ci ha fatto questo lavoro? Da quanti anni? Sì, ma quanti anni hai? Ma sai dove andiamo? Dove? Ma io... Prego, Pieroni, avete lì sulla Cina, qua? A destra e sopra. Qui servono braccia forti per sostenere la vela. Prego, e tutti gli altri saranno dei rematori e rematrici. Siete pronti per partire? Ma sapete dove andiamo? Dove? Bene, allora remi in acqua. Orissa! Signorina navigatrice, controlli la rotta. Dove andiamo? A destra o a sinistra? A destra! Dove? Sinistra! Su! Esperina, vedi un po', vediamo come è. Orissa! 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 Orissa!
perché piove pure. Sta per venire la pioggia. E cosa si sta per inventare? Che cosa? È stato un viaggio molto impegnativo, ma adesso andiamo avanti con la storia. Teseo, in piedi, anche se è arrivato sano e salvo, è molto triste. Triste, Teseo. Triste, ragazzi, più triste. In piedi. È talmente triste che riesce neanche a reggersi sulle gambe. Vedete, è così triste perché sta solo, sei tristissimo. Che è successo? Le devi affrontare questi problemi, Teseo. Era triste perché stava solo e doveva affrontare il Minotauro. Dall'altra parte la principessa Arianna, in piedi, anche lei triste, più triste, costretta a stare nel palazzo di Cnosso tutto il giorno. Quel giorno alzò lo sguardo e vide Teseo. Teseo alzò lo sguardo e vide Arianna. I due si guardarono, i due si piacevano, i due si abbracciavano. Si amarlo e l'amore trionfa. Abbracciatevi, bravi, abbracciate una qualsiasi, anche già impegnata, bravo. Teseo e Arianna si guardavano tutto il giorno negli occhi. Ho visto una nave provenire da Atene. Vediamo di chi si tratta. Principesse, cosa fate qui a casa? Per voi dovreste essere quegli ateniesi che devono entrare nel labirinto, vero? Nel palazzo di Cnosso, vero? Nel palazzo di Cnosso, dal Minotauro, sì, ma prima Ateniese, che non sei altro, ti porterò in prigione. Afferra questa corda. Ateniesi, prima di portarvi in prigione vi darò parole che non sanno. Così Bertinetto, a me piace frustare gli ateniesi. Sei pronto, giovanotto? Sì. Con sorriso si prendono le frustate, sì. Prendi questa! E questa! Prendi questa! E questa! Questa, anche per te. Ed ora tocca a te, prendi questa. E questa. E questa. Tirati. Ah no, da davanti, mi ricordo.
di roccia, caspita. Prendi questa. Prendi questa, guarda avanti, Tonio. Eccola. E questa. E questa. Passerete la notte in prigione e domani entrerete per la prima. Così che Teseo doveva passare un'intera notte in prigione e Arianna, che era tanto preoccupata quanto innamorata, gli venne un'idea. Decise di portare un filo a Teseo che avrebbe usato all'interno del labirinto per ritrovare la strada, ma doveva stare attenta alla guardia del giardino e non farsi vedere. Così ogni volta che si girava doveva rappresentare una statua greca senza farsi riconoscere. Buona fortuna. Sento dei passi dietro di me. Delle statue, ma che belle, le vado a vedere più da vicino. Ma prima erano girate dall'altra parte, vado a guardare meglio, non si sa mai. Solo due ne sono rimaste, una la prendo e me la porto a casa, quasi quasi, sì. Adesso una ce n'è, io la prendo, C'è qualcosa che non quadra. Fammi andare a vedere il prigioniero. Prigioniero. Cos'è quell'espressione? Da convento. Ma soprattutto, cosa nascondi dietro la schiena? Fammi vedere una mano. Niente. Vuoi fregarmi? Fammi vedere l'altra mano. Ho dubitato, tra poco entrerai nel labirinto, vado a controllare la principessa. Canticchia all'alba, di solito dorme. Principessa, scusa, ma per caso stanotte hai lasciato la costanza? No. Che dolce. Sei andata nel giardino? No. Dolcezza. Dal prigioniero? No! Scusa, dove andavo? No. Bene, è giunta l'ora che il prigioniero entri nel labirinto. Così Teseo entrò nel labirinto e usò il filo per ritrovare la strada. Aspetta, Teseo, non essere così pallido. C'è un tempo per ogni cosa. Hai fretta di farti mangiare dal Minotauro? Allora stia capo. Allora, ragazzi, mi raccomando, piano, 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 thank you.
Ma Teseo non te la caverai così, a posto, perché il momento è giunto, Teseo, al tuo posto. Non puoi inventarti scuse e nient'altro, perché adesso è arrivato il momento. Prego i deboli di cuore di astenersi. Ecco a voi il Minotauro. Applauso.